morali, caratteriali, non parlo di giocatore perché poi anche lui, come tutti, fa le cose bene, qualche volta sbaglia, però è un personaggio che sotto l'aspetto morale è un vero giocatore, un vero campione. È uno di quelli che ha contribuito a rendere forte questa squadra. Quindi avete scelto un ottimo personaggio, è un vitervezzo, però siete in tanti e siete juventini, qui a Torino ce ne sono tante, ma ormai abbiamo messo sotto quelli del Toro, li abbiamo massacrati. Vedere il vecchio comunale, il mio stadio, che qualche volta guardo anche il Torino, e ci sono 5.000, 10.000 spettatori, mi piange il cuore, però il Torino oramai era, l'abbiamo messo sotto. Mi ho perso il filo, stavo dicendo una cosa. Guarda il Torino, sì. Dicevi che siete in tanti. Sì. Voi avete un grosso pregio, perché io sono meridionale e fuori da Torino ce ne sono tanti di tifosi della Juve. Io sono diventato tifoso della Juve in meridione, abitavo in un paese vicino a Avellino e sono diventato juventino perché c'erano degli amici, uno ha preso il Milan, un altro ha preso l'Inter e io mi sono preso la Juve. Come è successo? Avevo 4-5 anni, quindi non avevo tanta logica nel fare le cose. Però poi è stata una porta aperta dove io che ho passato è stato veramente un punto di riferimento importante, perché poi sono arrivato a Torino per altri motivi non calcistici. Dopo un mese ero già nei ragazzi della Juve perché avevo partecipato al Torino, ma avevano preso. Avevo 12 anni e sono andato via. Ho avuto questa sfortuna. Comunque siamo in buona compagnia. Buon divertimento, speriamo che domani la partita sia una partita, perché è importante il risultato di domani. Quindi, buona serata a tutti. In tempo reale a Beppe Furino, ti aspettiamo a Viterbo. Lo porto io, faccio canale, porto ci io. Deve essere un motivo, va bene, lo troviamo. No, no, va bene, facciamo una cosa, se vince il campionato allora è sicuro. All'interno dello Juventus Stadium c'è un luogo magico, c'è un luogo in cui si incontra il mito, in cui si incontra la leggenda, in cui si incontrano i racconti, in cui c'è anche la fantasia che piace nel passato e anche nel futuro. È un luogo in cui proietta